Ciao a tutti, io sono Elisabetta, mamma di Agata Toschi, meglio conosciuta sui social come Super Aghi. Agata è una bambina di 8 anni, ama molto le persone, è una bambina molto socievole, ama gli animali e giocare con la palla. Vedendo quello che faceva Agata, ci emozionava molto. Agata è una bambina molto tenace, molto determinata, che ha messo sempre molto impegno in tutte le cose che fa, dalla fisioterapia alla pet therapy e la logopedia e tutte le terapie che le sono state sottoposte. L'impegno e la soddisfazione che vedevamo negli occhi di Agata quando dipingeva ci emozionava molto, quindi abbiamo deciso di condividere queste emozioni e il suo lavoro sui social, cercando di creare per lei un possibile progetto di vita. Il nostro obiettivo è che questo progetto artistico possa crescere con Agata e accompagnarla nella vita. A noi piace raccontare la nostra storia, la nostra esperienza, ma voglio dire che ci riteniamo una famiglia molto imperfetta, ma semplicemente cerchiamo di fare del nostro meglio rispetto alla situazione che ci siamo trovati a vivere. La patologia di Agata è una patologia molto invalidante, nel corso degli anni è sempre peggiorata. Purtroppo non abbiamo una vera e propria diagnosi, la sua encefalopatia epilettica, appunto, è peggiorata in termini di frequenza delle crisi, di intensità delle crisi, mettendo seriamente in compromissione lo sviluppo di Agata e anche la vita del quotidiano. Quello che vogliamo dire è che comunque si può vivere nonostante una patologia così, così difficile e si può essere felici. Agata è una bambina serena, una bambina felice e quello che ci piace e cerchiamo di trasmettere anche attraverso i social. Il nostro hashtag che è Epilettici e Epilessia. È che la patologia, qualunque essa sia, non deve vincere sulla vita, ma la vita deve sempre avere la meglio. Quindi il 13 maggio vi aspettiamo alla Living Library di Expo Sanità per stare con Agata, per conoscerci, per vedere quali sono le cose che realizziamo insieme. Ci sarà la possibilità di dipingere, di vederla dipingere, volendo di dipingere con lei, quindi speriamo di incontrarvi numerosi. Grazie a tutti, ciao Epilettici!